E bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Siamo FBI, Isola Spezzazzanne, e andiamo a vedere un po' il dungeon in generale, dai, che almeno vediamo un po' le varie cose da fare. Adesso già inizia male con uno che è disconnesso, spero semplicemente sia crashato, ma intanto iniziamo. Non stiamo qui nella discesa, ok? Portiamoci lì, qua più su uno spiazzo migliore, magari finché non arrivano tutti, ecco. Ci hanno già steso. Quando riuscirò a muovermi, che vedrò qualcosa, cosa succede? Ecco. Le zone rosse, noi finché ci pariamo, ci servono per ricaricare la divinità. Spostiamoci via dal gruppo, almeno non beccano gli altri il pallottolone. Cerchiamo di non cadere di sotto. Una volta cadevano giù, adesso l'hanno modificato per non farli cadere. Se non si capisce niente, guardiamo in basso. Si carica. Poco danno. Chi manca? Ok, in teoria non cadevano più di sotto. Beh, questo non si sa. Vabbè, boh. Qui io vi do un consiglio: andate un po' da qui, andate un po' avanti, tornate indietro se non siete abbastanza veloci, perché parte la tormenta e boom, 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 mi butta di sotto. Andata bene. Se siete molto veloci, cavalcature leggendarie, eccetera, allora tirate dritto, ma non vi fermate. Ci sarà un po' di confusione nella visuale, ragazzi, ma io per tankare qui mi trovo bene così perché vedo tutte le skill in questa maniera. Me lo porto qua. Almeno le lanciano qui le skill. È arrivato anche l'arciere, ci è arrivato. Qui c'è il fuoco, se vi interessa. Nonostante tutto, non viene oltre. Ciccio calogeno. Una volta era il primo da uccidere questo perché buffava i mostri. Batte sempre, ma ogni tanto tira qualche svergata che tocca stare attenti, come avete visto.
Bravo. Io non volevo beccare a lui, ma va bene, guarda, vai. Compagni e ragazzi sono importanti, mi raccomando, compagni che passano statistiche, è più semplice tutto, fare dungeon, fare... Oh, che laggato, mi vado di sotto, grazie Neverwinter. Compagni che passano potere, tipo, non so, Bullet, Orso Polare, questo genere di compagni qua, a seconda di quello che vi serve a voi. Ok? Perché è molto importante, perché vi passeranno più statistiche, sarà più semplice fare tutto dai dungeon. Vieni un po' qua. Cerchiamo di tenerlo sempre verso il mezzo, più o meno, insomma, distante dal precipizio. Perché quando farà il suo... Aspetta, non c'è la stagiata. Quando farà il suo raggio per avvelenare tutti, se si avvicina al burrone, si fa fatica a spostarsi. Si gira, quando fa sta roba, non è un problema di aggro, ragazzi, quindi anche quando lo attaccate voi non vi preoccupate. Che è molto casuale come tipo di potere, insomma. Toh, ti lancio pure l'aggeggio. Cerca di venirmi dietro. Bastardofilo, eh. Sotto. Un po' di volte farà questa qui, noi dobbiamo stare qua dentro, altrimenti ci butta giù. Adesso me lo porto un po' più in qua. Solo il paladino può rimanere qui sotto, perché gli altri tank, perlomeno il guerriero, viene sbattuto via uguale. Guarda come non vuole farsi fare il vantaggio di combattimento. Non lanciate adesso Daily e robe varie perché andrà via subito praticamente. Nascondersi qua dietro. E via.
Anche qui, una volta che lei è morta, però se vi ha avvelenato, potrebbe rimanere il veleno. Ci vedono i punti ferita. E almeno i chierici, insomma i healer, potranno curare. Qua tocca attivare la roba in fondo, quel ghiaccio lì di fronte a noi tocca attivarlo, una volta ammazzato questi sempliciotti. Clicchiamo, a posto. Qui è a tempo, se, cioè volendo, se siete in gruppo potete anche morire e rinascere lì al fuoco, aspettare lo scadere del tempo. E poi verrete a uccidere l'unica mobbata presente nell'area, ok? Ma se non volete, ma se volete un po' menare le mani, insomma. Questo è un punto inutile, perché basta stare lassù in cima, a meno che non hanno cambiato anche questo, basta stare lassù in cima, qui ci si ammazza, si aspetta tutti lassù in alto, quando scade il tempo si viene giù, si ammazzano gli unici mostri venuti fuori, ecco. Incantamento arma per i tank, ragazzi, magari nelle, cioè, va benissimo o il legno bronzo sempre, perché almeno fate fare un buff al danno a tutti. Voi ne farete di meno, ma tutti gli altri faranno a seconda della forza del vostro legno bronze o tot danno. Mi pare che quello che io ho l'8 al 9, non mi ricordo qual è, fa fare un 4% di danno, credo. È un extra, però nelle mobbate potete tenere tranquillamente anche il fulmine, perché comunque aiuta molto a grare. Aiuta tantissimo a grare. Perché ogni volta che voi skillate avete il 50% di creare delle saette che vanno a colpire più mob, si possono concatenare. E poi l'incantamento più bello del mondo. Adesso, signori, avendo fatto sempre Tails, mi sono abituato a tenere il legno bronzo. Sono prima di solito tenevo solo il Vorpal, scade il tempo, finita la mobbata. Si va avanti. Queste sono mobbate inutili. Totte, beccati l'aggeggio, lanci sempre le pietre. Il bello di essere un paladino che stai in mezzo dappertutto, a volte non ti vedi neanche, tutti in mezzo menate. E te stai tranquillo, bim bum bum, magari ti metti in parata. È troppo divertente il paladino. È che io dopo un po' devo cambiare per forza PG, diciamo, dopo un po', per provare anche robe, stili di gioco differenti, insomma. Anche perché sennò farei fatica anche a valutare certe build, che logicamente quelle che non sono i miei personaggi principali mi appoggio anche io come tutti, a qualcuno che ne sa di più, però man mano che inizi a usare più classi le conosci e perlomeno sei in grado di definire se quella build va bene oppure c'è qualcosa che non va, diciamo, nel tuo limite di non giocatore, di non PG principale, logicamente. Qualcuno qui comunque c'ha il fulmine, perché è un po' di saette. Sarebbe una cosa buona stare tutti dentro la caverna, leggermente lasciando un po' di spazio al tank. Vedete come cercano quelli col fulmine?
Toby che tira Gesù. All right. Siamo al secondo boss, praticamente alla tartaruga. Una cosa, ragazzi, mi raccomando, quando fate la tartaruga, non buttate via le rune a destra e a sinistra. Non buttate le rune a destra e a sinistra, perché quando poi la tartaruga è in fase che sotto viene fuori, non abbiamo poi le rune per colpirla, perché finché non si colpisce con le rune, non riusciamo a farle finire la fase. Ok. È molto importante. Poi adesso vi farò vedere, perché tutti, cioè quelle nel mezzo qui dove siete voi, ci rimane nel mezzo, quando la tartaruga va via la buttate via per non farvi colpire. Però quelle intorno, quelle si lasciano per quando la tartaruga rispunta fuori. Adesso qualcuno sta guardando il video, per quello che non viene. Non state lì vicino quando va via, perché potrebbe trascinarvi giù. Adesso sono le rune, vi toglierà tutta la resistenza, vabbè. Allora, le rune nel mezzo, si possono anche tornare, le altre no. Perché adesso guardate cosa succede quando viene fuori se non abbiamo la runa. Ecco, non abbiamo le rune. Facciamo pure il leggeggio. Legno bronzo, avete l'immagine. Niente. Si è buggata. Cioè, le rune bisogna usarle quando lei viene fuori.
Solo quelle nel mezzo, va a parlare, è difficile con la gente. Vediamo se riusciamo a uccidere prima che arriva via un'altra volta. Non ce l'abbiamo fatta. Non parlerò più perché tanto vedo che è inutile. L'hanno colpita, per fortuna, il chierico. È andata. Una volta, ragazzi, questo era un boss veramente temibile. Faceva un male, poi si accumulava gli stack, era veramente, veramente ostia come boss, più difficile dell'ultimo. Qui adesso, qui dentro, appena ci fa entrare, dovremo trovare, insomma, ci sono dei forzieri che non si trova nulla, ragazzi, ve lo dico subito, e semplicemente toccherà evidenziarli sono 10, toccherà evidenziarli tutti per poter sbloccare la porta in fondo al boss, ok? Saranno diverse zone, ognuno ne farà un tot, appena poi ognuno saremo dentro il cerchio. Sono delle razze veramente che non mi piacciono proprio. L'Halfing, ragazzi, non so che utilità può avere fare un Halfing, ma veramente oscena. Come vedete ci sono queste casse qui, vabbè, è addirittura invisibile. Andranno evidenziate tutte. Se si muore, ragazzi, non vi fate arrestare, cioè rilasciateli, non siete qui all'inizio, non c'è problema, sul fuoco, quindi. Manca una, qua fate tutte, sì, mano steso. Qua l'hanno presa. Killare non serve a nulla. Si perde solo tempo. Però qui fa una gara di DPS. Allora, ragazzi, degli accorgimenti importanti qui. Allora, di tanto in tanto lei farà una skill, vi dirò quando, vi dirò eccola, una skill dove lei alzerà la spada e farà apparire tre cerchi sul terreno. Noi non dobbiamo farci trovare lì. Sicuramente qui sarà da rifare perché tanto non dovremmo farci trovare lì sopra perché verremo ghiacciati. A quel punto i nostri alleati per non farci morire dovranno distruggere il ghiaccio, ma quel ghiaccio ci servirà perché a un certo punto il boss farà una mossa, andrà proprio attaccato al bordo del molo, farà una mossa e ci shotterà tutti, cioè a prescindere. Solo i ladri riescono a riuscire a svignarsela, perché non so, usano un tipo di potere che non so qual è, dico la verità, ragazzi. Qui dobbiamo semplicemente andare verso l'avanti per non farci sbattere nelle pareti, quella di fronte dove vedete il ghiaccio e proprio quella del lato opposto, dietro alle mie spalle.
perché c'è il ghiaccio. Il ghiaccio che lei creerà ci serve per proteggersi dalla mossa sua finale. Stando dietro il ghiaccio non verremo shottati. Io prometto che se no non vedo. Eccola, questa è la skill. Vedete per terra i ghiacci? Vedete le skill rosse? Non tocca stare lì. E poi toccherebbe anche allontanarsi. Ecco, adesso tutti dietro il ghiaccio. Perché non si sa perché siamo morti, però va bene. Qui è abbastanza tranquillo, si può anche farci, come non detto, arressare. Ma hanno distrutto, grazie. Il tank se lo porta via. Per non farlo stare vicino al ghiaccio. Non era una situazione estrema, ragazzi, come vedete anch'io, se non serve non uso le pergamene. Poi magari prima invece allo smout eravamo in due e noi eravate due. Il perché ci ha shottato però non lo so. Qui tocca stare vicini per diminuire la forza delle... occhio agghiacci. Vedo di portarlo via, non so perché ci ha distrutto prima. Tocca stare ben nascosti. Ragazzi, riusciamo a farlo secca prima che rifarla un'altra volta la fase. Purtroppo i compagni del manufatto occhio un'altra volta lo rifà. E anche questa è fatta. Prima perché ci ha shottato, o il ghiaccio era poco resistente, o non si era nascosti bene. A volte fa, non so perché. Comunque, stando dietro il ghiaccio, non si muore. Poi a volte sflippa e si muore uguale. Vabbè. Questo è un danno in cui vale la pena rerollare. Qui una volta ho trovato il quickling verde, un migliore... pietra del drago nero, buono. Direttamente così a epico, buono. Ci piace, ci piace. Questo è un bel drop. Ragazzi, mi portate fortuna. Vedete fare dungeon? Logicamente, ragazzi, come li sto facendo io adesso, cioè andando, sto selezionando i dungeon uno a uno, logicamente così non si prendono né i sigilli degli abissi, né quelli, a meno che non nella cittadella, neanche quelli dei caduti, cioè della cittadella si prendono solo quelli dei caduti alla fine del dungeon, e non si prendono, oppure quelli degli abissi li potete prendere se fate l'om, altrimenti se volete prenderli con tutti gli altri dungeon, logicamente tocca fare le code casuali, quelle ce le daranno, ok? Mentre scegliendone uno per uno ci daranno solo quelli della corona, che mai sono abbastanza ridicoli, insomma. Può essere utile per prendere le braccia delle, di quelle di Schultz per i DPS, però come vedete io sono sempre rimasto qui da quando ho iniziato con questi due, perché queste te le danno le ultime due code casuali la prima volta e poi daranno sempre gli abissi, e poi appunto tutte e quattro le code comunque daranno dopo gli abissi. Ok, le prime due, quelle più piccole, daranno sempre gli abissi e basta. Però in questa maniera otterrò solamente quelli della corona e basta, ok? Quindi
quindi vi volevo avvisare, insomma, quando dovete scegliere i dungeon casuali, sappiate che se li volete farmare per fare gli abissi, per esempio, i sigilli, non li fate. Quindi dovete lanciare le code casuali. Magari se avete paura che vi capita un dungeon particolare che può essere difficile, non riuscirete a farlo. Io ho fatto il terzo DPS, ragazzi. Non riuscite a farlo? Allora andate su delle... Non qua. Andate su delle... Le run, quelle più semplici, va bene anche quelle delle schermaglie, che si ottengono, sono abbastanza veloci, si ottengono dei buoni, un buon numero di sigilli, abbastanza buono, così potete farmare più facilmente. Quelle delle schermaglie si fanno, ragazzi, magari vi capitano anche quelle che cui fate per magari qualche trono, che vi state andando avanti nella campagna del sottosuolo, per dire, ok? Può essere utile. Io sono venuto qui semplicemente perché da qui dopo scambio le reliquie che ho guadagnato negli scrigni. E ragazzi, FBI anche questo l'abbiamo fatta, abbiamo chiappato un po' gli schiaffi, un po' l'abbiamo dati, come al solito. Mi raccomando, attenzione alle ultime, alla fase, insomma, del boss, il ghiacci, cercate di evitarvi di farvi incastrare. Ci sono quelli che li distruggono a priori perché dicono: facciamo tutto danno, fa la fase, ci ammazza, diciamo la pergamena, finiamo subito. Anche quello è un altro metodo, se c'è molto danno. Altrimenti state attenti, evitate le zone rosse quando fa quella mossa del ghiaccio, così evitate di rimanerci all'interno. E chi tanca, una volta che fa il ghiaccio, quando si allontana, deve riprendere l'ago del boss lontano dai ghiacci, in modo che non li distrugge. E state attenti, nascondetevi bene, perché come avete visto io prima, boh, per qualche ragione, insomma, siamo morti. Non so perché a volte fa. Ripeto, può darsi che il ghiaccio aveva poca vita e non ha resistito abbastanza al danno. Non lo so, oppure ho laggato, non me ne sono accorto, ero fuori. Non ho idea, a volte è sciotta. Penso che aveva poca vita il ghiaccio, perché io c'ero dietro, quindi. Oppure a volte sflippo, dice, vabbè, tanto le pergamene almeno le facciamo comprare. Non ho usato, come avete visto, la pergamena perché in quel momento non ce n'era bisogno. Non era una fase particolarmente difficile. C'era già ancora altra gente. Invece, per esempio, va lo smaut. Ne usate due, per esempio, per finire. Eravamo rimasti in due, l'altro non menava neanche tanto. Io, logicamente, non sono un DPS. Ed era un caso in cui toccava usare la pergamena. Ok, si valuta un po' così. Questo fa, però averne qualcuno dietro serve sempre perché di tanto in tanto può essere utile. Ok? Ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo, vediamo cosa ci capiterà. Nel frattempo, buon farming, buon game, mi raccomando, like, iscrivetevi al canale e, come sempre, fate i bravi. Ciao a tutti.